Buongiorno a tutti, io sono Valentina e vi do il benvenuto su Cibo in Valigia. Oggi ho deciso di preparare un dolce semplicissimo, si prepara veramente in pochissimi minuti, vi salva il dolce a fine pasto e vi assicuro che saranno tutti molto molto felici. Ve lo posso garantire perché ho testato questo dolce chiaramente sui non vegani, questa è la mia costante prova. A parte che non conosco molti vegani in carne ed ossa, però ecco, tendenzialmente faccio assaggiare i miei dolci più a persone che non seguono questo stile di vita, questo stile alimentare, ma che normalmente mangiano dei dolci con latte e uova. L'idea di questo dolce al cucchiaio mi è venuto durante le innumerevoli volte in cui mi sono trovata al ristorante senza un reale dolce vegano alla fine del pasto. È veramente triste arrivare alla fine della cena, alla fine del pranzo, senza poter mangiare un dolce. E mi sono detta, ma perché non pensare ad un dolce veramente semplicissimo che qualsiasi cucina potrebbe preparare anche per tempo? Io lavoro in una cucina, so benissimo quali siano le tempistiche, ma in questo caso si tratta davvero di una cosa che porterebbe via pochissimi minuti e soprattutto è veramente preparata con ingredienti che troverete tranquillamente al supermercato. Quindi buona visione! Iniziamo preparando un buon caffè, in questo caso ho utilizzato una moka da circa 2 o 3 persone. Una volta pronto versiamola all'interno di una ciotola capiente e aggiungiamo un cucchiaino di zucchero. Prendiamo ora una confezione di panna da montare vegetale, io vi consiglio la marca Opla, fate attenzione che sia rosa e che riporti questa scritta idee di soia. La versiamo all'interno di una ciotola ed iniziamo quindi a montare. In circa 1-2 minuti sarà già bella soda e montata. Vi consiglio di mettere la panna in frigorifero la sera precedente perché così sarà molto più facile da montare. Inoltre questa panna è già zuccherata, quindi non c'è bisogno di aggiungere un dolcificante o uno zucchero. Io la trascherisco all'interno di una sac à poche semplicemente per facilitare poi la formazione delle coppette, ma non è necessario, possiamo anche usare semplicemente un cucchiaio. Come biscotto utilizziamo delle digestive perché nella maggior parte dei casi sono già vegane, quindi senza latte e senza uova. Inizio a formare le coppette. Inserisco quindi un primo strato di crema e poi i biscotti. Non è necessario che siano disposti alla perfezione, ma l'importante è che si crei un bello strato. E cominciamo quindi a versare del caffè. Dipende un po' dai vostri gusti, ma vi consiglio 4-5 cucchiaini. Un altro strato di panna e poi delle gocce di cioccolato. Proseguiamo quindi con un altro strato di biscotti, indicativamente userete un biscotto per ogni strato, sempre spezzettato grossolanamente. Versiamo dell'altro caffè, sempre 4-5 cucchiaini, e infine un altro giro di panna montata. Abbondate pure, perché è veramente buona questa panna. Dopodiché concludiamo con una spolverata di cacao in polvere. Con le dosi che vi lascio riuscirete a preparare 4-5 bicchieri. Possiamo creare una variante di queste coppette utilizzando della frutta, per esempio frutti di bosco o pesche. In quel caso bagnate i biscotti con del latte vegetale e al posto delle gocce di cioccolato potete usare della granella di frutta secca come nocciole o pistacchi. Questo dolce al cucchiaio è ancora meglio se preparato il giorno precedente e non vi porterà via più di 10 o 15 minuti. Si conserva molto bene in frigorifero fino a 2 o 3 giorni. Se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti, ricordate se vi va di lasciare un like e di iscrivervi al canale se non volete perdere i miei prossimi video. Vi ringrazio ancora per essere stati qui, ci vediamo alla prossima!